Open House è un format internazionale di evento che nasce nel 1992 a Londra. Nasce con l'obiettivo di permettere ai cittadini di conoscere il patrimonio architettonico, storico, ma anche di architettura contemporanea della città. È successo poi che in 26 anni da allora a oggi questo format di evento si sia diffuso, sia cresciuto e sia oggi in 40 città in tutto il mondo. E l'obiettivo è sempre lo stesso, quello di dimostrare che l'architettura, lo spazio progettato sia qualcosa che interessa a tutti, perché dalla qualità dello spazio urbano, dalla qualità degli edifici, dalla qualità degli interventi architettonici dipende anche la qualità di vita nostra di cittadini. Open House Torino è nato nel 2017, ha avuto una gestazione di circa un anno e mezzo. Io ho scoperto personalmente Open House a Londra nel 2015, mi sono follemente innamorato del format. Ovviamente la prima idea è stata quella, wow, facciamolo anche a Torino, ma devo dire che ce l'abbiamo fatta, e una cosa molto importante da dire è che Torino ha fatto un record assoluto, perché la prima edizione dell'anno scorso è stata la prima edizione di maggior successo nella storia di Open House. Quello che Open House Torino ha dimostrato è che l'architettura piace a tantissime persone. Quest'anno abbiamo più di 140 edifici, che vuol dire un grande, diciamo, impegno e dispiegamento di forze. L'anno scorso erano 110, quest'anno volevamo fare di più e abbiamo, diciamo, raggiunto questa cifra di 140 più i tour, perché avremo anche 7 tour che andranno a esplorare varie aree della città meno conosciute. Sicuramente legato al tema dell'arte vi consiglio di esplorare il Du Parc, che è appunto questa residence con affaccio sul Castello del Valentino, dove appunto viene esposta questa collezione di arte privata molto interessante e poco conosciuta. Poi, sempre per andare sul poco conosciuto, vi consiglio Previste, che è un appartamento privato che si affaccia sul fiume Po, diciamo altezza Ponte di Sassi, ed è di questo giovane architetto che ha studiato ogni singolo dettaglio ed è molto interessante. E per spingerci ancora ulteriormente verso i bordi, vi consiglierei il tour a Vallette, dove appunto gli anziani del borgo porteranno alla scoperta del vario social housing e, diciamo, del mondo poco conosciuto di Vallette. Ringraziamo tantissimo i volontari e diciamo sempre loro che loro sono Open House, perché sono più di 400 quest'anno che ci aiuteranno a gestire le varie aperture, ed è per noi un grande successo, una grande fonte di orgoglio, perché diciamo abbiamo cercato di coinvolgere tutta la città, dai ragazzi di 16 anni fino ai signori di oltre 80-85 anni.